Allaccia le cinture, si canta! Modificazioni dell'atto costitutivo, libero delle obbligazioni, diritto di riscatto della rendita perpetua. Secondo Luca. Guarda, io gli episodi nostri in tribunale li ricordo tutti. Codice civile. Qualsiasi attività in Italia deve riferirsi al codice civile. Anche se si parla di diritto costituzionale italiano con una cantante d'opera, allacciamo le cinture. Allacciamo sempre le cinture. Ma ce n'è uno che è, secondo me, da raccontare. Raccontiamolo. Perché io ho scoperto dopo anni e dopo numerosissimi ingressi in tribunale, per ragione che non stiamo qui a raccontare, che io e la Giovanna, tutte le volte che andavamo in tribunale, entravamo dall'ingresso dei magistrati, come se nulla fosse. E parlando quasi sempre in ordine, due punti, di uomini e di musica. E le guardie non ci fermavano, solo una volta, Giovanna, a una chiede all'altra: ma tu le conosci? E l'altro: no. Però ci hanno lasciato entrare lo stesso, continuando a parlare di uomini e di musica. La qui presente Zanardi, siccome oltre ad avere questa dialettica meravigliosa nel difendermi civi, quindi nulla fosse, è riuscita a portarmi all'ultimo piano del tribunale di Torino, l'ufficio del presidente del tribunale. Io non sapevo neanche esistesse. No. Dopo descriviamo come è fatta la presidenza di un tribunale, perché non è uguale a tutti gli altri piani. Non no. È uguale a tutti. Ci sono dei mobili antichi. C'è la radica anche nella carta igienica. Avevamo visitato vari piani noi del tribunale di Torino, la procura, la settima civile. Non eravamo stati in Cassazione, però. L'ascensore arrivando all'ultimo piano. Sì, aveva una mutazione. Ci voleva una chiave per arrivare all'ultimo piano. Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati. Non ricordo più. Insomma, entriamo e lei. Aveva tanta paura. Segregate nei piani alti dal mega direttore, mega super gala. Abbiamo fatto un esposto anche in procura, poi alle poste, poi Trenitalia. Sì, Trenitalia, quello era il nostro punto di forza. Eravamo il terrore dei bigliettari. Lo sappiamo tutti che in Italia basta prendere un treno per poi avere diritto a fare una denuncia. Zanardi, cantante lirica, bravissima. Dunque io nasco solista, ma poi devo capitolare, ma capitolo bene. Fa parte del coro del Teatro Regio di Parma. Ha cantato nei maggiori teatri italiani, tra cui San Carlo di Napoli, Alighieri di Ravenna, Così di Cuneo, Boccia di Novara, Regio di Parma, che sono stati in Umanna, spessissimo all'Opera di Monte Carlo, poi in Tutto Bene in Umanna, Tutto Bene in Monte Carlo, e insomma, che dire, sono stata nell'America del Sud, nell'America del Nord. Il coro del Teatro Regio di Parma. Da 15 anni faccio questa attività che mi dà un sacco di soddisfazioni. Certo, le soddisfazioni maggiori io le ho avute con Giovanna, che abbiamo fatto cose memorabili. Credono o non mi credono? Dillo, dillo. Adesso ci arriviamo. Allora, Silvia è veramente molto simpatica, cantante lirica di quelle strepitose, un mezzo soprano. Oh, beh, sì. Mezzo sì. Soprano. Che però non vuol dire che valgo la metà, perché sono una... Vuol dire che è un'altra tipo, spiegalo tu, c'è cioè mezzo soprano, che poi sono alto 1,80 m, comunque sono 1,80 m di mezzo soprano. Dunque, Silvia Zanardi, oltre a cantare opera, cantante anche d'operetta, ma udite udite, dopo tutte le peripezie, oggi in compagnia di un'attrice eccezionale, realizzatrice di eventi. Ma udite udite, dopo tutte le peripezie guardanti questo, le leggi italiane, come rispettarle, come cercare di rispettarle, come cercare di farsi rispettare nella nostra meravigliosa Italia, è diventata, come dire, un avvocato non laureato, per cui ne sa più lei del diavolo. Leggiamo la Costituzione italiana, dunque, un quinto del lavoro. La Bibbia! Dici se intanto partiamo. Oh certo, perché. Dov'è il tira su chi?
la più grande conoscitrice del diritto costituzionale italiano applicato all'arte, che ha dei buchi normativi immensi, incommensurabili. Io e te abbiamo cantato insieme un tot di volte. Decisamente. Non ci siamo cimentate in un pezzo d'opera vero e proprio. E mi viene in mente, vista la nostra tipologia vocale, il duetto della Lacmè. Quali sono le note? Ah, dunque, ho giusto qui per caso un iPad con relativa tastiera incorporata che potrebbe venirci utile. Testè. Il caso di cantare un po' insieme, cioè, oltre che fare le denunce. Quali sono le opere a cui hai partecipato, ma anche ai titoli di operetta? E visto che siamo a Torino, addio giovinezza, la storia di un giovane laureando gode delle attenzioni di una ricca signora, ma in realtà l'amore arriverebbe da una giovane di famiglia ben più umile. Sono entrambi soprani, soprano più chiaro, soprano più scuro, perché tu sai appunto che le voci sì, al loro interno si dividono ancora in sottocategorie, quindi soprano, cioè soprano di coloratura, soprano leggero, soprano lirico, soprano drammatico, soprano d'agilità, drammatico d'agilità, insomma ci sono varie tipologie. L'operetta prevede quasi sempre un soprano lirico leggero, tranne in questo caso appunto dove c'è questa donna Elena che, essendo una figura matura, può essere affidata a un colore più scuro. Senti, va da sé che ne facciamo un pezzettino. Addio dunque, felicità, opera questa. Bellissima. E invece è operetta. E come opere, beh, sono particolarmente affezionata a Tosca, sempre di Giacomo Puccini. Un momento molto più drammatico in tutta quest'opera, dove lei appunto capisce che stanno torturando il suo ben amato e si rivolge al torturatore con una frase molto molto drammatica che è: oh, mostro, tu lo uccidi. Un mostro così alto, lo uccidi, lo uccidi. Che è una roba, Giovanna? Mia. Una Perso roba. Un po' di decibel dall'orecchio. Bello, che bello cantare in macchina. Adesso c'è modo di trovare nelle opere la possibilità di riscaldarsi prima delle grandi arie. Viceversa, invece, lo studio è una cosa molto, come si può dire, importante. Più complessa, perché deve metterti nelle condizioni di arrivare poi in palcoscenico senza l'esercizio a casa, deve metterti nelle condizioni di sbagliare eventualmente con consapevolezza, perché la stecca non viene perdonata, come tu ben sai. Lo facciamo un esercizio di rilassamento? Un esercizio di rilassamento muscolare dovrebbe essere quella di tenere la vocalità molto leggera, quindi sul fiato. Mi viene in mente una canzone di una mia carissima amica che fa così: mondi interessati e tondi. Com'è che fa poi? Tu la conosci? C'è questo modo di stare sempre un po' leggera. Che un cara po'... la mia amica. Com'è che fa quella canzone? Non lo so, credo di non averla mai sentita in realtà. Allora ti dico, inizia così: mondi intarsiati e tondi, imperfetti fuori dalle mura di questa città. Certo che una cantante lirica che canta una canzone di una cantante, una grande cantante, per Giovanna può all'occorrenza diventare cantante lirica. All'occorrenza. Io l'ho sentito fare questo, Sì, sì. Fai un esempio, Giovanna, dai. Beh, è da qui il crossover, via, insomma, no? Ci siamo fatti il duetto della Lacmè. Ci siamo fatti a grande richiesta. A grande richiesta di tutti gli autisti intorno a noi, il duetto della Lacmè. Stiamo cantando, Poi ci sono i vari esercizi tecnici lirici sulla I esasperata. La I esasperata è quella I, dice che è sta roba? E beh,
sai, aiuta un pochettino a riprendere contatto con le risonanze, perché la voce un po' si sposta, non sta sempre in questa posizione, alzando molto la laringe, però non ti devi spoggiare. Bene in avanti questa I. Eccola, la mia cantante lirica preferita. Poi c'è. Beh, poi ci sono gli esercizi di agilità. Provo. Direi di farlo più definito. E adesso te lo faccio fare più difficile. Con la O. Oddio. Ok. Vogliamo mettere più suono, Giovanna? Allora, cosa si fa per mettere più suono? Si appoggia. Cos'è l'appoggio? Questo è un grande mistero. È un grande mistero. Sono poche le cose importanti nel canto lirico. La risonanza, il suono emesso dalle corde vocali e la proiezione del suono attraverso l'appoggio, cioè la giusta e corretta respirazione, che non deve essere troppo alta, deve essere diaframmatica e supportata dalla muscolatura diaframmatica. Allora, se ti chiedo più suono, vuol dire che la tua tensione diaframmatica deve essere un po' più energica. Via! Vai! I sovracuti. Che con una cantante lirica non si è fa tanto fatica facile. A cantare, ragazzi, credetemi. Dai, ci siamo molto divertite. Grazie Silvia per questo momento magico, meraviglioso, e soprattutto grazie perché ci siamo rincontrate dopo un po' di tempo che non ci si vedeva, senza neanche andare in tribunale a fare una denuncia. Non ancora. Leggimi un passo della nostra Bibbia. La Bibbia dice libro terzo della proprietà, indennità per il passaggio temporaneo oppure uso dell'acquedotto, ti interessa? Modalità di pagamento della rendita oppure cosa possiamo decidere? Tutela dei diritti, mi sembra questo il nostro ambito. La bonifica oppure somministrazione di acqua in un fondo. La sperimenterò per voi, per voi. Ricordatevi, il codice civile è fondamentale, Giovanna. Ah, andiamo che dobbiamo andare in tribunale. Il tribunale! Sperimentazioni cacofoniche. Le cinture sempre, anche prima e dopo tribunale, che dici? Soprattutto dopo. Tutto quello che c'è scritto qua dentro è oro.